Ciao, molte persone mi dicono: come faccio a cambiare la mia vita? Allora, intanto per cambiare la tua vita è importante che tu ascolti dentro di te quali sono quelle cose che è importante lasciare andare. Senti intanto, innanzitutto, quali sono le cose che non ti fanno stare bene. Quali sono quelle cose dentro di te che senti, anche se magari non vuoi sentire, che in qualche modo stridono con quello che è il tuo desiderio di realizzarti e di essere felice? Ma questo per tutti i settori della tua vita, non stiamo parlando di un settore unico, ma stiamo parlando di qualsiasi settore, dalle relazioni, dalla relazione sentimentale, stiamo parlando del lavoro, stiamo parlando delle tue interazioni con le persone attorno a te, stiamo parlando dei tuoi interessi, dei tuoi hobby, di come conduci la tua vita, del tuo stile di vita, di come ti muovi nella tua esistenza a tutti i livelli, del livello di spiritualità, di crescita, di scoperte che tu ti permetti di fare. Quali sono veramente i tuoi gusti? È normale che noi, per diventare una persona diversa, abbiamo bisogno di fare morire una parte di noi che fa parte della nostra vecchia identità. Allora, prima di tutto, se tu senti di voler cambiare qualcosa nella tua vita, sappi che alcune cose della tua vecchia vita devono morire, devono andarsene, devono trasformarsi o nella modalità in cui le stavi vivendo, portando avanti o manifestando, oppure completamente. Ok? Magari tu suoni il violino, lo suoni anche bene, ma è una cosa che non ti piace, l'hai fatto solo perché i tuoi genitori ti hanno detto che tu dovevi suonare il violino in qualche modo. E allora hai suonato il violino per tanto tempo, mentre magari uno dei tuoi interessi potrebbe essere, che ne so io, andare a cavallo, oppure arrampicare in montagna, o occuparti degli animali, non lo so, non è importante. La cosa importante è che tu cominci ad ascoltare dentro di te quelle cose che non ti risuonano. Ricordati che la morte, il lasciare andare, perché noi abbiamo paura di lasciare andare le cose, perché abbiamo paura di questo, del mai più, il mai più è una cosa che ci terrorizza, e abbiamo paura anche del cambiamento. Il cambiamento ci fa paura perché oltre quello che noi conosciamo c'è quello che non conosciamo, e ciò che non conosciamo ci dà insicurezza. Teniamo conto che quello che fa parte del nostro vecchio vissuto, di quello che noi conosciamo, ci dà una certa sicurezza, ci fa sentire tranquilli, perché lo conosciamo, anche se ci fa stare male, se ci fa sentire tristi o non ci fa sentire realizzati. Infatti, molte persone si lamentano della loro vita, si lamentano del loro lavoro. E io, quando sento le persone che si lamentano, dicono: bene, allora cambia. Eh no, ma alla fine questo mi fa comodo, ho paura di cambiare, e allora non cambiare. Eh sì, ma sono triste e infelice. Ok, allora deciditi che cosa vuoi. Vuoi la felicità o vuoi la sicurezza? Le due cose non si sposano, non possono andare a braccetto. Ok, intanto, prima di tutto, per rassicurarti, ti dico che tutto quello che ti fa sentire al sicuro è una pura illusione, perché tu tieni conto che la nostra vita può cambiare, rivoluzionarsi da un secondo all'altro. A me è capitato tante volte, l'ho visto, l'ho vissuto, te lo dico proprio per esperienza, ma non solo mia, ma anche di tante persone di cui mi sono presa cura nella mia vita. Quindi, non continuare a creare un conflitto interiore tra la felicità e la sicurezza. Adesso, a parte che sai che la sicurezza è una pura illusione, ma fai una scelta consapevole. Se tu vuoi essere felice, sappi che devi lasciar morire il tuo bisogno di sicurezza. Se invece vuoi una vita sicura e non ti interessa essere felice, va bene, nessuno ha nulla da dirti. L'importante è che tu faccia una scelta consapevole, e piuttosto che lamentarti, goditi il tuo divano, goditi la tua televisione, goditi quelli che sono i tuoi momenti di pace e serenità che tu vuoi riprodurre giorno dopo giorno nella tua vita. Ok? Almeno in questo modo ti permetti di essere più sereno. Questo, se tu senti un livello di inquietudine interiore, non la metterà a
a dormire, ok? Non potrai mettere un tappo, tenere tappata la pentola a pressione per tutta la vita. Ma intanto se quello a cui tu aspiri è quello, e non ti senti pronto a fare una trasformazione, intanto che ti ascolti, goditi quello di cui hai scelto di circondarti. Goditi le situazioni della tua vita che ti fanno sentire in qualche modo a tuo agio. È logico che noi non siamo qui per vivere su un divano davanti a una televisione, anche se ci è stato fatto credere questo. Noi siamo qui per vivere una vita varia, avventurosa, che ci permetta di crescere, di far crescere quell'entusiasmo che è dentro di noi, che ci permetta di far divampare il fuoco della nostra anima. Non siamo qui per fare i vegetali, anche i vegetali muoiono se non continuano a crescere, a progredire, anche se a noi sembrano fermi lì, ma in realtà noi non sappiamo esattamente che cosa vivano i vegetali. Quindi tieni conto di questi parametri, ok? Intanto fai una scelta, sicurezza o felicità? Non li potrai avere tutti e due, te lo dico, però potrai avere, se te lo concederai e se ti permetterai di fare quello che ti ho suggerito, dei momenti di pace, dei momenti di pace, almeno nel periodo in cui non ti senti ancora pronto a muovere quei passi verso la felicità, perché poi quel momento, te lo dico, arriverà, dovrà arrivare, perché non puoi passare tutta la vita in questo modo, perché questo non ti può far sentire pace per lungo tempo. Ma intanto, se hai preso questa decisione, goditi tutti questi momenti che ti fanno sentire bene, in pace, al sicuro. Magari la tua cena del venerdì o del sabato con gli amici, la passeggiata al parco col cane, il tuo divano davanti alla TV, eccetera, eccetera, eccetera. Le tue abitudini. Se il tuo lavoro non ti piace ma ti fa sentire al sicuro e te lo vuoi tenere, goditi tutte le cose belle, mettici quel pizzico di magia che ti può permettere di sentire più gioia in quello che tu stai facendo. Cerca i lati positivi, cerca il bello. Ovviamente prima o poi ti dovrai scontrare con la realtà, ma intanto non creerai un ulteriore conflitto interiore che non ti serve, anche perché poi il tuo corpo e tutte le tue parti, tranne il tuo ego, te lo faranno sentire questo disagio prima o poi, ma intanto almeno vivi in modo più sereno. Se invece hai scelto la felicità, non avere paura di fare morire quelle cose che non ti risuonano. Apriti al nuovo. Per attirare il nuovo, nella tua vita, hai bisogno di lasciar morire il vecchio, di lasciare andare il vecchio. Quindi, se tu hai tutta una serie di abitudini che però non ti piacciono, che non ti fanno sentire bene, lasciale morire, perché poi tu avrai bisogno di avere spazio, di creare uno spazio per permettere alle nuove cose che ti risuonano di entrare nella tua vita. Ok? Quindi, se tu dovessi avere una relazione che non funziona, intanto per correttezza nei confronti dell'altra persona, io ti suggerirei di parlare con questa persona. Poi potrebbe essere una relazione che è semplicemente in una situazione di stallo, quindi bisogna solo cambiare alcune cose, ma se proprio senti che non c'è più interesse, non c'è più crescita, non ci sono più nessuna delle caratteristiche che tu senti importanti in una relazione e il tuo sentimento è molto assopito, beh, prendi una decisione. Se vedi che questa relazione è morta da anni, non portarla avanti per paura di ferire l'altra persona. Ricorda che così tieni legata a te una persona che magari potrebbe essere felice e quindi la danneggi, e in più danneggi te stesso. Nel momento in cui tu fai chiarezza dentro di te e lasci andare, sicuramente soffrirai anche tu, te lo dico. Ma la sofferenza noi la possiamo attraversare, espandere, comprendere tante cose, lasciare andare e crescere per un'eventuale prossima relazione. In questo modo tu lascerai morire quello che in realtà era già quasi morto, se non morto, e aprirai lo spazio al nuovo, affinché qualcosa che è più vicino alla tua vibrazione, a quello che tu sei, a quello che tu senti, possa entrare nella tua vita. Ok? Questo ovviamente vale per tutti i settori. Quindi mi raccomando, fai una scelta molto chiara se vuoi essere al sicuro o vuoi essere felice. E ricordati che se vuoi cambiare qualcosa, un
lo devi proprio lasciare andare, lo devi lasciar morire perché il nuovo possa arrivare nella tua vita e tu possa rinascere. Un abbraccio di luce e al prossimo video. Ciao! Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e poi vai su divineconnection.it, iscriviti lasciando la tua migliore email, così potremo rimanere in contatto.